è arrivato Flavio Regno, quasi inciampato per noi. Flavio Regno, grazie. Quasi inciampato, però. Prima, guardando la sigla di Mangiacina, Flavio dice Vota Antonio, però lo deve dire alla sua maniera. Come lo dicevi, Flavio? Vota Antonio, la trippa non la sentiamo, perché questa è la Mangiacina, non sentiamo altri piatti. Trippa è un piatto parmigiano, un piatto buono. Non ne parliamo questa sera, perché questa sera non andiamo solo ridendo, scherzando e gustando con Flavio Regno, che celebra e festeggia 30 anni di carriera, lo celebra sarà il suo maggiore, lo celebra con noi. Tra l'altro è un po' anche una bella usanza. Sai che mi hai fregato il microfono, vero? Sì, ma ti ho lasciato quello, non funziona. Questo è quello per la chicata. Quello per la... Allora, vedi, questo fa il palo presentatore, fa anche questo, il padrone di casa è quasi tutto. Mi piace questo, creare queste difficoltà subito per far capire che qui non c'è niente di preparato, bello, a parte il buffet, che credo sia il motivo principale per cui ci si ritrova. Ma è uno dei motivi, Però è so perché, guarda che non facile, un certo il fascino del cibo è un fascino straordinario. Quasi irresistibile. No, assolutamente. Allora, visto che mi è passato spesso, sono venuto qui solo perché c'era da mangiare. Ah, bene, bene, siamo contenti. Parlo per le persone, non mi permetto, però io dico sono qui solo ed esclusivamente per questo motivo. Bene, in più si fa una chiacchiera. Una chiacchiera tra una degustazione e l'altra. Esatto. Secondo me è passata la palla. Noi abbiamo annunciato sul nostro catalogo di quest'anno, che ha una grafica meravigliosa firmata da un artista salsese che è Cristian Grossi. Hai visto la bocca di Mangiacina, Flavio? L'hai visto? Vista. Pensavo fosse un altro tipo di festival. Era voluta la cosa. E Cristian Grossi, il provocatore. Allora, abbiamo annunciato sui titoli di testa di questo incontro, che sarà anche uno spettacolo inevitabilmente con Flavio, abbiamo annunciato due degustazioni. Una è il vino. Mi piacciono molto queste cose vintage di Sesso Maggiore, i microfoni con i fili, insomma, non riusciamo a tirarmi su, guarda quanta fatica, ci vuole un assist. Abbiamo annunciato una bella degustazione con i vini, e sono infatti ho detto vintage perché questi vini sono prodotti con metodo antico, non sono vini moderni, sono prodotti con metodo antico, sono giovani magari perché non invecchiano, ma c'è una storia che adesso vi voglio raccontare insieme al protagonista. I protagonisti di questa storia sono due, prima ancora di annunciare i nomi, annuncio i prodotti. Uno è il vino prodotto con metodo antico ed è prodotto addirittura in un castello in pochissimi esemplari, quasi a tiratura limitata, e tiratura limitata è un termine che ritornerà durante questa sera. L'altro è un grandissimo prodotto, è un parmigiano biologico, è un parmigiano biologico che viene prodotto sul confine con il comune di Sesso Maggiore Terme, ma non dietro Sesso Maggiore Terme, perché mi spiace per i salsesi, ma il caseificio che vi presento questa sera è Trentino, per 100 metri è grosso modo, si respira l'aria salsese, ma per 100 metri rientra ancora nel comune di Fidenza. Allora, inviterei gentilmente, prima di iniziare il vero spettacolo con Flavio, inviterei gentilmente sul palco Giovan Battista Romanini dell'azienda agricola Contignaco, un bel applauso, lo merita, grazie. E Roberto del caseificio Persegona. Di Pieve Cusignano, trasferimento di Pieve, giusto Roberto? Pieve Cusignano. Allora, adesso noi giochiamo con i nostri microfoni vintage. Prego. Ah, c'è il centro di Flavio, grazie. Okay, allora, la cosa bella di Mangia Cinema, guarda, tre. Tanto io ho anche questo, ti prego. Allora, ho due. Ne hai due? Ok. Siamo in quattro sul palco, un microfono a testa. La cosa bella di mangiare cinema è che il pubblico viene servito, e dunque prima ancora di gustare l'incontro con Flavio noi ci gusteremo e il parmigiano reggiano biologico e il vino. Cosa accade a Mangia Cinema per chi non è ancora stato ai nostri incontri in questi giorni? Si viene serviti al tavolo, dunque non ci si alza, verrete serviti direttamente dai produttori, producono, servono e somministrano, prima raccontano, prima il guarda, poi gustiamo. E dunque verrete serviti. Ho notato che alcuni sono messi proprio nell'ultimo tavolo, i bicchieri noi li abbiamo nei tavoli prima, per cui
se vi va di bere il vino, gentilmente vi dovete avvicinare, altrimenti non sarà possibile somministrarvelo non avendo i bicchieri. È l'unica soluzione, insomma, scegliete voi liberamente. Però l'unico modo per bere il vino è stare ai tavoli in cui ci sono i bicchieri. Allora, verrete serviti al tavolo solo dove ci sono i bicchieri. Partiamo dalla sostanza, da quello che dobbiamo mettere nella stomaca, cimute e parmigiano. Permettimi, Giovan Battista. Tanto Giovan Battista è rodato, ha le spalle larghe. Domani fa il mercato del Made in Salso, e il mercato del Made in Salso, causa maltempo, domani si svolgerà alla Sala Mainardi. Sarà un modo, lo dicevo anche nel corso del pomeriggio, per portare a casa un pezzo di Salso Maggiore, un ricordo, ma un ricordo buono e gustoso di questa splendida città. Ora, partiamo dal parmigiano reggiano, perché il parmigiano reggiano è un prodotto secolare, che è una tradizione secolare, è un prodotto che però deve avere determinate caratteristiche di genuinità. In particolare il caseificio Persegona lavora in maniera differente dagli altri caseifici, perché da diversi anni a questa parte, Giuliano, Milena, i fratelli Persegona producono un parmigiano che è completamente biologico, dunque hanno una lavorazione che differisce rispetto a quella tradizionale degli altri caseifici. In più, il loro parmigiano è completamente a emissioni zero. Allora, Roberto mi dice, io non vorrei spiegare tanto, perché in genere è il parmigiano a parlare per noi, per cui Roberto mi dice, io sono timido, non parlo tanto, ma il prodotto è buono. Allora, ci può raccontare intanto dove si trova di preciso il caseificio Persegona? E poi ti faccio anche l'ultima domanda, così, visto che abbiamo questa timidezza, non ne approfittiamo, e ci racconti gentilmente che cosa serviremo fra pochi minuti al pubblico di Mangia Cinema, perché c'è anche una verticale, no? Si partirà da una stagionatura per crescere, ma questo lo racconti tu. Roberto del caseificio Persegona. Buonasera a tutti. Io rappresento stasera l'azienda agricola Persegona, che è sita in Pieve di Cusignano, ovviamente località Fidenza. Brevemente rappresento Giuliano, che per motivi stasera particolari non riesco a presenziare la serata. Ma sarà con noi domani, mi ha promesso che sarà al mercato. Sì, stasera per motivi personali ovviamente non poteva. Però siamo in buone mani, Roberto, con te, siamo in buone mani. Perfetto, abbiamo portato tre tipologie di prodotto. La prima, che vale dalla stagionatura, che è un parmigiano reggiano, ovviamente biologico, di 12-14 mesi, quindi è un formaggio molto fresco, si associa bene a degustazioni, aperitivi. Il secondo prodotto che abbiamo portato è un 24 mesi, un parmigiano reggiano d'eccellenza, con la stagionatura ovviamente quella migliore, migliore del gusto più saporito. E poi come terzo la sonella manica. Sì, la sonella manica, okay. O il fiore all'occhiello. Ok, fiore all'occhiello dell'azienda Persegona. È il Gran Parma Bio, è una lavorazione grana. Si chiama, perdona, Gran Parma Bio. Gran Parma Bio, è un nuovo prodotto che abbiamo da circa 7 mesi. È una lavorazione di tipo grana, molto simile al parmigiano reggiano. La differenza la fa il sale, ed è un sale di Salso Maggiore Terme, il sale iodato di Salso Maggiore Terme, che viene estratto dagli antichi pozzi, e quindi la stagionatura ovviamente è un po' più alta, parliamo di 30-40 mesi, dal parmigiano reggiano nonché Gran Parma, un gusto molto forte, molto più intenso. Bene, grazie Roberto, siamo curiosi di assaggiare tra pochi istanti il vostro parmigiano reggiano biologico, così come siamo curiosi di abbinarlo ai vini prodotti con metodo antico da Giovan Battista Romanini, che è già microfonato, ok, che nella vita è agronomo e che fa scelte anche coraggiose, perché produce quantitativi limitati. È anche un castello che si può visitare solo durante il periodo Mangiacina, ma da quello che ho capito, perché domenica c'è una degustazione gratuita alle 15 nel castello di Contignacco, un luogo meraviglioso. Durante l'anno non è aperto, vero? No, siamo di aprire circa un anno. Vabbè, intanto in esclusiva per noi l'anno scorso una domenica avete aperto per il pubblico, e quest'anno ripetita Juvent, questa domenica alle ore 15, se vi va di vedere, insomma, 12 mesi, soltanto mi ha detto aprirai ufficialmente al pubblico l'anno prossimo, no? Sì, penso di sì.
sì. Beh, vabbè, io non vorrei aspettare così tanto, magari domenica. No, io domenica sarò impegnato alle Terme perché abbiamo 4 eventi, però qualcuno del pubblico di Mangia Cinema, secondo me domenica potrebbe fare un salto per visitare questo meraviglioso castello, Castello di Contignaco, e per vedere come si produce un vino con metodo antico. Allora, domanda da profano e da persona che conosce poco i vini. Che cosa significa produrre con metodo antico? Produrre con metodo antico significa innanzitutto in vigneto rispettare i tempi dell'uva, raccoglierla al giusto grado di maturazione e in cantina praticamente non usare nulla di chimico, nessun additivo. Noi per purificare il vino facciamo esclusivamente dei travasi e non aggiungiamo niente altro. Per cui inoltre nel rosso lasciamo una macerazione molto, molto lunga sulle bucce, infatti vedete che il colore è molto intenso. Lo vedremo, adesso vediamo solo le bottiglie, allora vedremo fra un po'. Alcune bottiglie possono presentare un leggero deposito. Ah, okay. Questo lo facciamo perché non tutti magari lo sanno, comunque specialmente nella buccia dell'uva rossa sono contenute delle sostanze antiossidanti che fanno molto bene al colesterolo, al cuore, eccetera. Beh, e prevengono le malattie cardiovascolari. Claro, dobbiamo berlo. Ma è solo diciamo, lasciando che queste sostanze che sono contenute nella buccia passino nel vino che si ha questo effetto, diciamo, benefico. Bene, bene. E la tipologia? Tu hai una produzione molto limitata, il numero di bottiglie prodotte in un anno e tipi di vini che produci? Sulle 3.000 bottiglie, 2.500 bottiglie, abbiamo un Pinot Bianco che abbiamo iniziato a spumantizzare, quindi a spumante. Poi abbiamo un Merlot rosso che facciamo in due tipi, un tipo spumante e un tipo fermo. Inoltre abbiamo un altro vino che facciamo con l'uva scelta, aggiungendo anche una piccola parte di Bonarda, che è un vino che raggiunge i 14,5-14,70 di gradazione. Tutta la gamma la troviamo domani al mercato del Baby Sasso, dove tu sarai presente. Stasera invece che cosa ci offre in degustazione? Il rosso fermo e il rosso spumante. Rosso spumante e rosso fermo. Benissimo, Giovan Battista Romanini domani sarà al mercato del Ben di Sasso insieme a Giuliano Persegona. Non saranno gli unici, ci saranno altri 6-7 artisti del Made in Sasso. Io vi ringrazio davvero di cuore, siamo curiosi di degustare i vostri prodotti. Prima ancora di partire con la degustazione, ripeto al pubblico che verrete serviti e dunque non dovrete fare null'altro che assaggiare e gioire insieme a noi. E vorrei salutare ancora Edoardo Carviari, protagonista oggi di due meravigliosi show cooking, uno con Irene Rizzoli, l'altro con Dente. Grazie ancora Edoardo Carviari, Pizzeria La Perfetta, ha fatto una splendida pizza Napoli Delicious e poi ha preparato anche dei tortelli d'erbetta che cioè, mi spiace perché se li hai persi. Fabio, mi pare che li abbia assaggiati, no? Poi. Un paio li ha assaggiati pure Flavio. Tre. Io un paio, beh, ok. Allora, fra pochi minuti Flavio sarà protagonista assoluto. Ora parte la degustazione guidata, non prima di aver salutato e di avere annunciato che al termine chiuderemo, come si dice a Napoli, quel trick e track, qualcosa del dicono a Napoli, l'omaggio a Napoli. Cioè, che Giuliano, perché Giuliano Curati vuole dar fuoco, Giuliano Curati è un artista, ma detto vuole dar fuoco in senso figurato, cioè, ovviamente. Vuole incendiare la sala Cariatidi, ha preparato un gelato artistico spettacolare, si chiama Gelato Vesuvio, lo ha preparato Giuliano Curati, che è un artista del gusto Made in Sasso ed è un gelatiere artista storico di Sasso Maggiore. L'ho preparato insieme, sì, io direi di chiamarlo perché poi vedremo anche il suo prodotto, non ora, è Dulcis in Fundo, abbiamo scritto. Dulcis in Fundo vuol dire, no, ovviamente io lo traduco per me stesso, vuol dire, non lo ricordo a me stesso, perché tanto dimentico le cose. Vabbè, Giuliano sta lavorando, allora vabbè. Però prima di fargli l'applauso vi cito con chi sta lavorando. Giuliano Curati sta lavorando, per cui un artista lavora. Ah no, è là, eccolo Giuliano Curati. Vabbè, un bel applauso a Giuliano Curati, insomma. Grazie Giuliano, grazie.
con Fabrizio Furletti della gelateria Fontana, che è anche lui da qualche parte, ma c'è Stefano Marinucci. Eh sì, l'avrei annunciato, mi anticipi sempre. Stefano Marinucci, campione del mondo di cucina artistica. Stefano, grazie. Stefano Mario, grazie Stefano. Grazie Stefano, grazie. Allora ve li presento. Loro saranno protagonisti al termine. Stefano Marinucci, Giuliano Curati e anche Fabrizio Furletti. Si vede che Fabrizio le avete già messo. Sta lavorando. Per cui l'intervista con Giuliano, con Stefano e con Fabrizio sarà proprio al termine, perché non daremo fuoco ovviamente alla sala Cariatidi, ma diciamo così scalderemo gli animi con un gelato che anziché abbassare la temperatura si farà stare bene, insomma ci darà quel calore, che è quel calore che noi ritroviamo quando ci si ritrova in famiglia, è lo stile Mangia Cinema. Ora la degustazione può cominciare, Flavio mangia con noi e poi noi gustiamo l'incontro insieme a lui. Grazie e parte la degustazione, grazie.